Aggressioni, rapine, violenze. Nelle stazioni ferroviarie accade spesso. A Lecco, da 4 mesi, è partito un progetto che coinvolge la polizia locale nei controlli. Questi servizi hanno prodotto risultati concreti. Cioè, quando si sono svolti in orari pomeridiani, in orari serali e notturni, non abbiamo avuto episodi di vandalismo, non abbiamo avuto perpetrazione di reati. I vigili supportano la polizia. Procedono in proprio. Quando le situazioni dovessero conoscere una criticità maggiore, è richiesto evidentemente l'intervento della polizia ferroviaria, che mi preme ricordare è l'unica titolata a salire sui treni. Centinaia di controlli, decine di identificazioni, quindi ogni situazione che può generare una segnalazione è stata codificata. In questo senso abbiamo anche una mappa della sicurezza aggiornata su 15 stazioni, su 15 comuni. Dalla regione arriveranno altre risorse per pagare gli straordinari. Ho scritto a tutti i prefetti della Lombardia, questori, perché questo protocollo venga messo in atto anche nelle altre 11 province della Lombardia. Passeggeri ma anche capitreno. Finora il progetto ha coinvolto la linea ferroviaria tra Lecco e Milano.